Ciao a tutti, come state? Oggi video sui prodotti finiti, casa e baby. Non ho tantissime cose, però ve lo dico spesso, io preferisco fare questo video lo stesso una volta al mese, anche per chiacchierare un po' e poi solitamente quando ho poco un mese ho molto di più il mese dopo. Questo mese non ho tantissime cose, però facciamoci un 10 minuti di chiacchiere. E via, incomincio subito. Allora, parto dai detersivi. Ho finito tre detersivi. E ho finito questo gel per la lavastoviglie della Finish ed è il All in One Max Gel Power 3 per potere antiodore. E questo qui è quello a che gusto? All'aceto? Con l'antiodore, insomma. Allora, il profumo sentito così dalla boccetta, 32 lavaggi, 650 ml, era buonissimo, solo che non mi piaceva il profumo che rilasciava una volta che aveva finito il ciclo della lavastoviglie e che si apriva la lavastoviglie. Però il prodotto in sé faceva benissimo il suo lavoro, lavava bene e anche i bicchieri erano belli brillanti, quindi su questo non posso dire niente. Non lo ricomperò perché sinceramente il profumo che rilasciava non mi piaceva. Magari potrei provare altre profumazioni della Finish. Adesso se non sbaglio ho comprato il Pril, non vorrei dire una cavolata, ma sto utilizzando le Tabs e infatti vi mostro sempre per la lavastoviglie, ho finito anche le Tabs, queste qua di Svelto, che erano 27 più 5 gratis. Efficace anche nei cicli brevi, non ve lo saprei dire perché io non faccio i cicli brevi. E anche loro, insomma, il loro dovere lo fanno, ma profumazione non mi piace per niente, ma neanche il profumo della Tabs per niente. E queste sono incartate nella plastica singolarmente. Tra le Tabs e il liquido, io preferisco il liquido di solito, però ne ho tante di Tabs, anche perché c'è stato un periodo che mia mamma me le regalava e poi magari le ho tenute lì perché, vedete, vi dicevo, sono incartate singolarmente, perché comunque volevo provare più detergenti liquidi e adesso sono un po' tornata indietro, quindi il Pril mi sembra sempre che ho comprato il Pril, non l'ho ancora mai utilizzato, sto utilizzando le Tabs, infatti queste ne mancavano poche, le ho terminate, ma ne ho ancora abbastanza di scorta. Poi ho finito questa candeggina delicata questa candeggina Ace, che è una candeggina delicata, l'Ace Gentile, questa è da 1 litro, l'avevo comprata da Tigotà, buonissima. Questo è quel profumo, fresco profumo, igienizza e smacchia, ed è una candeggina con ossigeno attivo. 1 litro, mi sono trovata benissimo, mi piace. Profumazione buona, anche se adesso sto utilizzando quella azzurra, profumazione muschio lavanda, se non sbaglio. Mi piace molto di più, ed è quella lì è da 2 litri, quella che sto utilizzando adesso. È un prodotto che comunque ho riscoperto e mi piace. Quando utilizzo l'Ace Gentile non utilizzo anche un prodotto disinfettante perché comunque questa smacchia e fa anche da igienizza e smacchia, quindi non utilizzo il disinfettante e questa mi sta piacendo molto. Quindi al momento non utilizzo il disinfettante ma alterno o l'Ace Gentile o le Tabs di Omino Bianco che anche quelle smacchiano e igienizzano. Quindi per la casa ho finito qui, ho finito solamente questi tre prodottini, ho qualcos'altro addirittura d'arrivo, ma a me farvi vedere i prodotti dove magari mancano anche un solo dito di prodotto mi scoccia. Quindi sicuramente vedremo più prodotti il mese prossimo. Adesso passo nei prodotti finiti baby e questo giro ho anche due prodottini da mostrarvi, oltre ai soliti pannolini e salviette. E incominciamo. Allora, parto dalle salviette. Abbiamo finito solamente due confezioni di salviette. Strano, come mai? Di solito ne finiamo 5-6. Allora, queste che ho già comprato in passato della Dermandé, le compro da Tigotà. Sono 72 salviette senza paraffina, SLS, silicone, peghe e profumo. Buone, delicate, con aloe vera, 99,7% di ingredienti di origine naturale. Profumazione molto molto delicata, non è la mia preferita, però il prodotto in sé è buono. E poi ho finito anche queste qua della marca Vapashop, quel negozio dove avevo fatto vedere lo svuota la spesa detersivi.
Avevo comprato anche queste salviette perché erano in offerta 99, a 69 centesimi il pacco da 72. Quelle nella confezione verde all'aloe vera non mi erano piaciute per niente, mentre queste devo dire che hanno fatto bene il loro lavoro, erano un pochettino più imbevute, sempre un po' troppo spesse. Questa mi si è rotta la parte in plastica. Sempre un pochettino troppo spesse, la profumazione era abbastanza presente, però non mi ha dato fastidio, non ha irritato neanche il mio bimbo. Queste erano con olio d'argan, senza parabeni. Sì, queste molto meglio rispetto a quelle all'aloe vera. Poi di pannolini vi mostro il Sole Luna della Pampers. Adesso noi utilizziamo la taglia 5, che è 11,25 kg, sono 16 pannolini, per me è una conferma. E poi un'altra garanzia, che comunque ci stanno piacendo tanto, sono gli Huggies Unistar, sempre taglia 5, questi 11-25 kg. Qui ce ne sono 16, qui ce ne sono 15 e di questi ne ho finiti 3, no, 4. 4 di questi e uno di questi. Ci piacciono, come vedete, sto utilizzando questi perché li avevo trovati in offerta a un prezzo stracciatissimo, ovvero 2,39 euro mi sembra. Ottimo, infatti ne ho fatto un po' di scorta, quindi li rivedrete anche il mese prossimo perché a quel prezzo non si potevano lasciare lì. Ne ho presi 10 pacchetti, quindi per un po' andavo avanti. E poi in scorta ho sempre il Sole Luna perché da Tigotà li ho trovati a 3 euro, c'era l'offerta o uno costava 4,80 o se ne prendevi due costavano 6 euro, quindi 3 euro il pacchetto che è un prezzo ottimo. Per il Sole Luna, io mi sono trovata benissimo con la prima e mi sto trovando benissimo col secondo. Soprattutto questi mi fanno sentire tranquilla anche alla notte. Anche con questi non mi trovo male perché assorbono, non si sentono odori, una buona tenuta, però alla notte preferisco mettergli il Pampers. E poi vi mostro due prodottini di detersione, diciamo. Ho finito questa protezione, questa pasta alta protezione della Fissan, la Fissan Blu, sono 100 ml, è una pasta con ossido di zinco, vitamina E e vitamina F, e per il mio bimbo. Allora, in realtà qui avrò ancora un paio di applicazioni e poi non la taglierò perché comunque ce l'ho utilizzo da tanto, diciamo che questi prodottini per il mio bimbo mi durano tanto perché comunque non ne abuso. E quindi ce l'ho usata tanto poi anche perché ho paura che all'interno entrano dei batteri per lui comunque piccolino e quindi niente, utilizzo lei e quando non riesco più a spremere niente butterò via la confezione perché come vedete comunque è terminata. E poi ultimo prodotto che vi mostro è un olio lavante di Uriage. Arrivo. Scusate, dicevo, ultimo prodotto è un olio lavante di Uriage. Ed è appunto questo olio lavante qui, sono 500 ml. Questo mi era stato consigliato quando ero in gravidanza per tenere la pelle elastica e quindi l'ho incominciato a utilizzare io. Poi dopo, siccome non è che ne adoravo la consistenza per me, l'ha utilizzato anche un pochettino mio marito, a lui è piaciuto molto, soprattutto la profumazione. Io l'ho utilizzato abbastanza volte, insomma qualche volta per pulire il viso, ma poi diciamo che da metà in poi l'ho utilizzato per il mio bimbo, per il piccolo. Mi piace molto, molto delicato, qui dice appunto per corpo e viso, è verissimo, 500 ml, questo mi sembra che costi intorno ai 10 euro, c'è anche la versione da litro. Sicuramente è un prodotto buono, versatile, adatto a tutti i componenti della famiglia e profumazione ottima. E ve lo straconsiglio, io adesso ho talmente tante cose per il piccolo che mi sono state regalate, tra bagno schiuma e cremina e cremine varie, soprattutto bagno schiuma e profumi mi sono state regalate le colonie per i bimbi, quindi non lo ricomprerò, però è un prodotto ottimo. Uriage mi piace molto quel marchio da farmacia. Ho provato qualche referenza e mi sono trovata bene con tutto. Basta, questo è quello che ho finito questo mese. Non è tanto, però comunque ve lo dicevo, 10 minuti di chiacchiere li abbiamo fatti lo stesso. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti, come vi siete trovati. Se vi va, iscrivetevi al canale, a me farebbe molto piacere. Oggi luce top, ho la finestra spalancata, quindi i vicini sicuramente mi avranno sentito chiacchierare, ma fa niente. E niente luce artificiale, oggi c'era luce bellissima.
E peccato che non riesco a registrare un altro video perché non ho tempo. Mannaggia, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!